vuole entrare, incredibile, davanti al portiere Putelli e Galderisi, recupera il pallone il portiere Bruno, lo scambia fuori dell'area con Gallazzo, su Gallazzo c'è un fallo di ben arrivo, 10 secondi al termine della partita, sempre 3-3, incredibile, con una serie di emozioni esaltanti. Vediamo che c'è ancora un fallo di Ruffini su Signorelli. C'è da confidare forse in un minuto di recupero o due da parte dell'arbitro, speriamo. Comunque ancora l'azione che prosegue, il Barletta in possesso di sfera, viene fermato adesso il pallone da Benarrivo, vediamo, forse c'è uno spazio. Benarrivo, sul quale commette fallo Fabris. Calcio di punizione, vediamo, battuto da Albertini, ecco il tocco per Longhi. Ancora lo scambio con Albertini, limite dell'area rigore, la finta, il tiro, adesso il tiro e la deviazione sul tiro di Dilivio, ancora un angolo. È impossibile che non si riesca a segnare un gol dopo una miriade incredibile di occasioni. Vediamo ancora il Padova in attacco, ecco Longhi in area di rigore, una finta, entra in area Longhi, ancora Longhi, fa il cross, lo effettua. Un colpo di testa, Benarrivo rimette in mezzo, attenzione, c'è un fuorigioco segnalato da guardaline e crediamo che sia finita. 46, un minuto di recupero, crediamo sia finita questa partita. È un vero peccato, veramente è una cosa che ha dell'incredibile questa partita per il Padova. Vediamo il calcio di rinvio, il pallone ancora per Ottoni, ma crediamo sia finita. La sfera recuperata però ancora dal Padova, vediamo il pallone sulla destra per Galderisi, ma è impreciso il passaggio di Ottoni, la sfera termina al lato, rimette in gioco Colautti, si gioca ancora, vediamo il pallone recuperato dal Padova, forse l'ultima opportunità, ecco Dilivio che mette il cross in area di rigore, respinge ancora la difesa con Gabrielli e poi il pallone in avanti, vediamo Ottoni e poi c'è un fuorigioco con un giocatore che è rimasto a terra, c'è un fuorigioco, l'arbitro guarda il cronometro, vediamo il pallone ancora in area, Galderisi lo ferma, lo gira per Longhi, attenzione Longhi, va a tiro, rete!